quel paesaggio è evoluto dalla mappa. Si chiama Olive Jet, valorizzazione delle risorse genetiche dell'olivo e introduzione di nuove tecniche a basso impatto ambientale nell'areale della DOP Cartoceto, ed è il progetto finanziato dal PSR Marche della durata totale di 3 anni, il cui obiettivo, perseguito attraverso l'introduzione di innovazioni focalizzate sull'aumento della resa, della qualità della produzione e della sostenibilità ecologica ed economica, è quello di incrementare la produzione nelle colline del territorio marchigiano e nell'areale di Cartoceto DOP. Dopo un anno di attività, lo scorso sabato al Teatro del Trionfo si è svolto il seminario sui primi risultati del progetto Olive Jet nell'ambito di Cartoceto DOP, il Festival 44esima Mostra Mercato dell'Olio e dell'Oliva, nel quale, oltre a fare un bilancio dell'anno passato, si sono toccati temi come sostenibilità, produttività, cambiamenti climatici e qualità. Il risultato principale è la replicazione in vitro, quindi eliminando la virosi del cultivar raggiola, che è tipico dell'areale della DOP Cartoceto. È stato selezionato nei 3 anni precedenti da piante secolari e poi è stato moltiplicato in vitro dal vitro plant di Cesena. E questo è uno dei risultati che abbiamo già in maniera tangibile in mano. Gli altri risultati li stiamo portando avanti nel tempo, e già dopo un anno abbiamo visto gli effetti sulla potatura degli olivi, abbiamo visto l'impianto dei sensori in campo, che quali sono i risultati che ci hanno portato, e tutti questi elementi poi alla fine dei 3 anni del progetto ci daranno gli strumenti per poter sviluppare questo sistema integrato in tutto l'areale della DOP Cartoceto e anche per gli altri olivicoltori della provincia. Il progetto, per il quale sono state selezionate una serie di aziende agricole del territorio su cui effettuare prove e sperimentazioni, ha visto la collaborazione del comune di Cartoceto, di quello di Vallefoglia, ma anche dei centri di ricerca, della scuola e dell'università, uniti nell'intento di ottenere un olio di qualità superiore e promuovere la propagazione certificata della cultivar raggiola, varietà fondamentale per ottenere l'extravergine di oliva Cartoceto DOP. Noi abbiamo messo a punto la selezione della varietà raggiola, del biotipo locale e la sua messa in vitro con un'azienda nazionale molto importante, e la possibilità poi di realizzare anche impianti ad alta densità che possono essere integralmente meccanizzati anche per la raccolta. D'altra parte, per gli impianti di tipo tradizionale, che sono oggi i prevalenti, abbiamo messo a punto tutta una serie di introduzioni di tecnologia per poter avere la massima risposta da parte dell'agricoltore per governare al meglio la crescita delle piante, l'uso delle risorse, l'acqua, che è un fattore poco disponibile, e poi la gestione del suolo e della fertilizzazione. Tutto questo con un'ottica che include il paesaggio agrario. Partire da un prodotto di buona qualità ci consente poi di ottenere anche oli di oliva o olive da mensa che siano di eccellente qualità. Un tema toccato durante il seminario è stato l'importanza del ricambio generazionale nell'agricoltura, poiché i giovani sono il futuro del settore, come testimonia la collaborazione con l'Istituto Agrario Cecchi. Dopo un anno, quello ad esempio che si è fatto praticamente nell'Istituto Agrario, che era già come partner con il Consorzio di tutela dell'olio DOP Cartoceto in un precedente progetto di studio di fattibilità appunto del presente progetto finanziato da PSR, e siamo entrati questa volta anche mettendo a disposizione una parte dei nostri terreni per un impianto di oliveto, quindi per lo studio, e i nostri ragazzi e il professor Fulgenzi e il professor Fabri oggi relazioneranno proprio riguardo a questa pratica che noi abbiamo messo a punto.